Salve gamers, io sono Maricele e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey. Andiamo avanti ragazzi perché dobbiamo trovare la maman della nostra protagonista di Cassandra. Ma intanto abbiamo una setta alle calcagna. Allora, come missione, intanto guardate come l'ho potenziata. Come missione dobbiamo andare da Xenia sull'isola di Ceo, che comunque è qua vicina, anche se sembra distante, è in realtà abbastanza vicina. Giriamo, ok, qua. Non ci ha visto nessuno, interagisci. Pietà! Tu vorresti pietà? Chi commercia gli schiavi sulla mia isola verrà marchiato come uno schiavo a sua volta e spedito in Attica in pasto al sistema dal quale voleva trarre profitto. Portate via questo rifiuto! Credevo che tutti i pirati fossero schiavisti. E tu saresti? Mi chiamo Cassandra. Bene, Cassandra. Tutti pensano anche che amiamo uccidere. Allora dimmi perché non dovrei ucciderti qui e ora. Ah, bene, si parte bene. Cerco delle informazioni, sono qui per incontrarti. No, cerco delle informazioni. Che scambi informazioni? Sì, tra le altre cose faccio anche questo. Io cerco una persona. Infiltrarsi nella mia città è un modo strano per presentarsi. Dovevo parlarti di persona? Non credo che i tuoi pirati mi avrebbero lasciata passare. Allora parla. Sto cercando una donna. Lasciò Sparta quando ero piccola. Mi servirà qualche altro indizio, Cassandra. Ha delle voglie sul braccio che formano la costellazione dell'Aquila. Questa è un'informazione su cui posso lavorare. Chi è esattamente questa donna? Mia madre, non ti serve saperlo, una criminale. Diciamo la verità, dai, proviamo. È mia madre. Non la vedo da quando ero piccola. E così la tua missione è trovare la tua famiglia? Una cosa del genere. Allora la tua strada non sarà semplice. Dai che alla fine ha un cuore soffice questa Xenia. Mamma mia, che colosso, ragazzi. È stata Aspasia a mandarmi da te. Aspasia? E perché l'avrebbe fatto? Ha detto che forse avevi informazioni per aiutarmi nella mia ricerca. Puoi avere qualsiasi cosa al giusto prezzo. E quale sarebbe il prezzo? Un debito che di certo potrai saldare. 15.000 addirittura. Perché così tanto? Tornerò. Perché così tanto? Non chiediamo, perché giustamente. Perché servono così tante dracme? Ho una città e delle persone da proteggere. La guerra non mi interessa. Voglio solo assicurarmi che non arrivi qui da noi. Ok, beh, glieli diamo. Ecco, tieni le tue dracme. Non c'è cosa più bella al mondo del peso delle monete. Quanto tempo ti serve per avere le informazioni che cerco? Ma io le ho già. Sul serio? La tua Mirine ora si fa chiamare Fenice. Iniziò come membro della mia ciurma, ma ci ha lasciati non molto tempo fa. Sto per andarmene. Ceo è la tua casa. Ma questa non è la mia vera missione, il mio scopo. Potresti non trovare mai quello che cerchi, Fenice. Potrei, ma io non mi fermerò. Sei un'eccellente pirata. E tu sei un'amica ancora più grande. Ricordati di me.
Sai dove si trova ora? Ha fatto vela verso sud-est, in cerca di maggior fortuna. Chiediamo un po' tutto. Ha fatto parte della tua ciurma? Sì, per un po'. Perché se n'è andata? Era troppo interessata alla politica della guerra. Un'ottima pirata sprecata, a mio parere. Non ho sue notizie da quando è partita. Ceo è molto lontana da Sparta. Come vi siete incontrate? In mare, molto tempo fa. In lei io vidi una vita migliore. In me, lei trovò la libertà. Insieme dominavamo le onde. Non riesco a credere che fosse una pirata. Quando le donne come lei decidono qualcosa, nulla può distoglierle dall'obiettivo. Grazie. Io... La casa non è un luogo, è la gente con cui stai. Se non trovi quello che cerchi, qui c'è un posto per te. Ok, perfetto. Deve esserci qualcuno che conosce questo nome. Questa missione l'abbiamo fatta, quindi abbiamo raccolto informazioni sulla madre, ma abbiamo altre cose per carpire informazioni, altre missioncine primarie proprio. Ecco qui, allora, siamo praticamente arrivati. Sembra che Criside abbia le risposte e possa dirci dov'è la madre di Cassandra. Quindi speriamo bene. Ecco l'altare di Dobbiamo Camino. Raggiungerlo e minacciarlo. Nella serie, ovviamente, come al solito. Come vedete l'ho anche sistemata lei. Adesso è vestita in maniera decisamente migliore. Ed è una nuova opzione che hanno aggiunto in Assassin's Creed. Cioè, guardate, vi faccio vedere se magari siete interessati. Però chi ce l'ha lo vedrà. Vedete, lei ha sempre il diadema, ha un'armatura diversa, però in realtà posso personalizzare e scegliere quello che voglio, un elmo e altre cose. Altre cose che ho già trovato in passato nel gioco, solo che sono livellate, insomma, al suo livello più o meno. Quindi è molto molto buona come cosa. A me piace molto di rosso, devo dire. Ecco la Criside, so che è colpa tua. E l'altare. Criside troverà ben altro che un neonato inerme ad attenderla. Un avvertimento. Mi sto avvicinando. Devo dire che Cassandra non ha simpatia Bastardi, per Criside. Oh! Aspetta, c'è gente! Potevo essere stealth e non lo sono stata neanche stavolta. Forse potevo essere stealth in questo caso. Allora, dracchete! Guarda che mosse! Le mossette! Opalala! Muori male! Posso fare veramente tante tante cose con le mosse speciali. Oppala! Visto? Ok. Perfetto, andiamo. Pare che la sete di sangue scorra nelle tue vene, ombra dell'aquila. Non osare parlare della mia famiglia, serpe! Ricordo la notte in cui tua madre mi portò mio figlio. Così piccolo e patetico, a piangere sotto la pioggia. Se solo avessi saputo che Mirine aveva due figlie. Ma eccoti qui. La mia famiglia ora è al completo. Tu hai lasciato che mia madre credesse che suo figlio fosse morto. Ma lo era. Come pianse quando il suo piccolo cuore smise di battere. Ma poi mi presi cura di lui. Lo misi proprio su questo altare, implorai gli dèi di risparmiargli la vita, e loro mi ascoltarono. Ti uccido! Comunque è l'unica opzione. Che ne è stato di mio fratello? Di mio fratello! Io gli salvai la vita, insegnandogli a soffrire, a conoscere il dolore così bene da imparare ad accoglierlo come un vecchio amico. E ora lui infliggerà quel dolore a tutto il mondo greco. Tu lo torturasti? Era solo un bambino!
Gli insegnai come sopravvivere. I deboli non hanno speranza in questo mondo crudele. Perciò lo resi forte. Dove andò mia madre quella notte? Quella rammollita strisciò fino alle colline di Corinto. Il mercante avrebbe dovuto ricondurla da me, ma non si nasconderà per sempre. Lei ci darà altri figli. Sì, direi che la uccidiamo. Ti passerò la gola con la mia lancia per tutto il dolore che hai causato. Il mondo stesso è dolore, e io donai a Deimos la forza per affrontarlo. Tua madre era una debole, piangeva come un maiale sull'altare. Sono stata una madre migliore per suo figlio di quanto lei potesse mai essere. E potrei esserlo anche per te, ombra dell'aquila. Non si tratta solo della mia famiglia. Tu e la tua setta state distruggendo il mondo greco. Non provocate altro che sofferenze. Parli di sofferenza, ma vieni qui intrisa di sangue a minacciarmi di morte. Sei spietata, proprio come tuo fratello. Guarda. Lascia che te lo mostri. Prendiamo il bambino. Figlio mio. Questo bambino è tuo. Stava per morire. Criside mi ha detto di portare un dono a Hera perché lo proteggesse. Criside ha dato fuoco al tempio con me e il bambino all'interno. Criside è una serva di Hera. Fa ciò che deve essere fatto. Ciò che deve essere fatto? Ha lasciato che tuo figlio bruciasse vivo. E tu l'hai salvato. Che gli dei ti benedicano, Mistios. Dormi ora, figlio mio. Tua madre è qui. Non so se salvare il bambino sia stato giusto. Il regno del terrore di Criside deve finire. Se Criside ha detto la verità, Mirine crede che mio fratello sia morto da molto tempo. Criside non può cavarsela. Ucciderò quella maledetta. Sì, in effetti potevamo scegliere, però mi è venuto così spontaneo di salvare il povero pargolino. In compenso, nonostante non ci sia la vecchia qua attorno, abbiamo un'altra missione principale, trovare una ragazza qui in un bordello praticamente. Molto bene, devo dire, direi di andare e vedere di cosa si tratta, che è molto molto importante per il proseguo. Probabilmente la signora della setta che è scappata la troveremo più in là. Ok, qui dobbiamo andare. Ok, dobbiamo cercare indizi su Antusa qui. Vediamo un attimo. Uccide i criminali che minaccia i fedeli. Chi erano? E perché cercavano le etere? Ok, forse sanno qualcosa qua. Questi prepotenti pensano che il tempio sia dedicato a loro. I ladri sono qui e le etere non ci sono. Le etere? Sono molto più sagge di noi. Sapevano che i loro clienti vengono derubati mentre entrano. È impossibile evitare gli uomini del mercante. Chi sceglie un soprannome come il mercante? Abbassa la voce. L'ultima volta che uno sprovveduto ha fatto il suo nome, gli hanno tagliato la lingua. Quindi il mercante è un criminale di Corinto? Il mercato nero è nelle sue mani. Semina il terrore con una mano aperta per il denaro e l'altra stretta su un'arma. È un mostro, assetato di dracme e sangue. Ecco cosa. Quindi dà la caccia alle etere per denaro. Esatto. Le etere muovono un sacco di dracme e lui vuole tutto ciò che controllano. Dovrebbero derubare loro, non noi. Se conoscete le etere, saprete chi è Antusa. La sto cercando. Dicono che sia dappertutto, ma io non l'ho mai vista. Ma le etere vedono tutto. Le ho viste riunirsi alla fontana di Pirene, sotto la montagna. Incontrano i loro clienti, dopodiché li conducono altrove in segreto. Bene. Magari pregate Afrodite da casa la prossima volta. Ok, questa Antusa inizia a essere problematica. Comunque, direi di andare. Stiamo facendo di tutto. E tutto per trovare la madre. Ragazzi,
della nostra eroina Cassandra. Ma guardate che bello. Andiamo. Meno male che voi vedete tutto con i tagli, perché insomma ci sono delle parti abbastanza lunghe tutto sommato. E adesso stiamo andando dalle etere. Etere, salve. Ah, Cassandra, ci hai trovate, infine. Mi conosci? E tu conosci lei? Il suo nome è Anthusa. Ti abbiamo visto aiutare i fedeli al tempio di Afrodite. Hai dimostrato di essere un'amica. Sentito, Icaro? La sua vista è buona come la tua. Inoltre, qualcuno ci ha parlato molto bene di te. Sorpresa! Febe! Mi manda Aspasia. Lavoro per lei ora, ricordi? Ma perché qui? Corinto non è sicura. Dovevo informare Anthusa del tuo arrivo. Aspasia mi ha insegnato una nuova parola. Emissario è quello che sono. E ora io e Cassandra ci siamo incontrate. Visto? È facile. Ora posso aiutarti. Non dovresti essere qui. Non è il momento, non sarebbe male. E non so che dirle. Beh, vediamo, magari ci può aiutare. Potresti essermi utile. E sai in cosa sto per cacciarmi? Sì! Ti prego, cerca solo di fare attenzione. Spostiamoci all'interno, Cassandra. Non siamo le uniche a tenere gli occhi aperti. Seguimi, parliamo. Posso venire? Solo se farai silenzio. A cosa devo la tua visita? Alcibiade mi ha parlato di te. Davvero? Continua. Cerco una donna di Sparta. Una fuggitiva, molto tempo fa. Forse usava il nome Mirine. Chi è? Mia madre. Tua madre? Tu non hai una madre. Marco mi ha detto che ti ha allevato lui. Cosa abbiamo detto riguardo al parlare? Capisco. Risponderò alla tua domanda quando sarà il momento. Non è una risposta, allora la conosci. Basta che prima o poi tu mi dica quello che sai. Fidati di me. Non si ottiene una posizione come la mia senza credibilità. Hai la mia parola. E tu puoi fidarti di Cassandra. Perché non vai a giocare, Febe? Lasciami parlare con Anthusa. Se è questo che vuoi. Ti propongo uno scambio. Aiutami. Aiutaci a diventare più forti. Abbastanza da liberare Corinto dal mercante una volta per tutte. È una semplice transazione, te l'assicuro. Affare fatto. Una decisione saggia, cara Mistios. Non sono giunta fin qui agendo da stolta. So quando cogliere un'opportunità. Allora siamo in affari. Bene, hai sentito parlare del mercante? Da quello che mi dicono i suoi seguaci è qualcuno che dovrei temere. Hanno ragione. Immagino che le sue vittime rimpiangano di non averlo fatto. Io tengo gli occhi aperti. Allora ti sei difesa bene. Sei ancora viva. Per ora, ma ha ingaggiato abbastanza uomini da mettere in piedi un piccolo esercito. Attaccano la gente per strada, noi incluse. Ha ucciso delle etere? Uccidere? Siamo troppo furbe per lui. Ma bisogna agire prima che la situazione degeneri. Non sono l'unica ad aver bisogno d'aiuto. Anche le mie ragazze Damali e Sederinna soffrono per la situazione. Sempre a causa del mercante? Senza dubbio. Ferma i loro aggressori e sarà il mercante a soffrire. Damalis è qui, alla fontana. Ma Erin è andata al giardino di Bellerofonte. Ridurrò in cenere il magazzino. Ottimo, ottimo. Il magazzino, quindi selezioniamo la missione. Ok ragazzi, sto andando a bruciare le scorte. Non so quanto portarvi di questi gameplay, perché comunque sono missioni che al momento sembrano quasi missioni secondarie, anche se non lo sono. E sì, sono belle, ma da portare in gameplay magari alla lunga possono anche stancare. Magari uccidiamo questo coso intanto. E quindi ci ha chiesto la tipa di bruciare le scorte.
e poi di aiutare anche le amiche etere. Magari quello posso farlo per conto mio, ma intanto le scorte sono la cosa principale. Mannaggia. Che rumore fastidioso. Venga qui. Qui qui. Qui qui. Io devo passare. No, non hai problemi di vista, è che Zacchete erano lì. Oh, forza. Vieni qua e Zacchete. Hai visto che facile? Immagino che ci sarà pieno di gente. Ecco il posto. È ora di bruciare un po' di scorte. A quanto pare dobbiamo distruggere tutto. Io direi di fare tutto così a questo punto. Immagino, se dobbiamo distruggere le scorte. E qua ci stiamo creando una trappola mortale. Salve. Avanti, combatti. Eccomi qua. Però qui c'è un po' di fuoco, quindi no. Aspettate. Signore e signori, un attimo solo, che devo bruciarvi tutte le scorte. Aspettate un attimo. Non posso bruciarle così, no. Mannaggia. Oh, caspiterina. Forza. Oppalala. Oh, ce l'ho fatta forse. E credo sì di aver bruciato quasi tutto. No, mi dice 4 di 5 scorte che ho bruciato. Tanto stiamo uccidendo gente. Ce l'ho quasi fatta. Salve lei. Eccolo qui. Zranchete. Scusi, però devo trovare le altre scorte. Abbiamo allertato un po' di persone, ma ci sta comunque. Allora, non lo so se tipo... magari questa può essere una scorta. Allora. Qui c'era un po' di robaccia. Forse è su, al piano superiore. No, qua non c'è niente. Proviamo ad andare su. Ah sì, qua c'è qualcosa. Altra scorta. Allora, aspettate un attimo. Che si deve ricaricare qui. Perché altrimenti posso fare così, ma rischio di bruciare. Perfetto. Gente, signore e signori. Fatevi sotto. Perfetto, la situazione diventa epica, ci voleva. Allora, Dranghete. Perfetto, perfetto. Questa svolta mi piace. Comunque ci voleva un po' di pathos in tutto questo. Mi è piaciuto molto come cosa. Allora, facciamo così. Oppalala. Oppalala. Magari facciamo così.
Ok, ci siamo. Sono morti. Sono morti. Un po' di potenziamento. Potenziamento, oddio. Non proprio, ma... Oppala, fantastico. Ok, siamo cattivi, eh. Combatti come una spartana. Sei determinata. Abbiamo una cosa in comune. Ho visto degli innocenti fra le fiamme. Ho fatto il possibile. Le fiamme erano alte. Non a tutti è concesso sfuggire all'Ade. Ti ringrazio lo stesso. Io sono Cassandra. Ti ringrazierei anch'io se sapessi chi sei. Brasida di Sparta. Sei nuova a Corinto. Sei una spia anche tu? Una vecchia tattica spartana. Ho i miei metodi. Comincio a pensare che sia un passatempo corinzio. Antusa fa sorvegliare tutto alle sue etere. Ah, Antusa. Non andiamo d'accordo, ma abbiamo un nemico comune. Il mercante? Concordiamo che debba essere ucciso, ma non sulle modalità. E così anche Sparta ha un problema con il mercante. Cosa sai di lui? La sua rete arriva molto lontano. Corinto è alleata con Sparta. È nostro dovere proteggerla. Allora ti conviene lavorare insieme ad Antusa. Lei vorrebbe che il mercante venisse flagellato per le strade. Sparta vuole che la sua morte sia silenziosa. Come intendi occupartene? Il mercante domina Corinto. Voglio sostituirlo spargendo meno sangue possibile. Deve morire. Ucciderlo non è una mossa pacifica. Cosa potremmo dire? Uccidere lui e i suoi uomini non è una mossa molto pacifica. Non c'è altro modo, credimi. Che è successo? Abbiamo arrestato i suoi uomini migliori. Abbiamo armato i cittadini e mobilitato la città contro di lui. Senza successo. Non resta che passare alle maniere forti. Questo funzionerà. Lo attireremo alla grotta sacra e la faremo finita. Posso aiutarvi a eliminare il mercante? Ho accettato di aiutare Antusa, non te. Oddio, cosa potrei fare? No, voglio aiutare loro, non so perché, però... Quando lascerò la Corinzia, il mercante sarà morto. Fallo, e Sparta sarà in debito con te. Ero una spartana, un tempo. Un tempo? Finché non fui buttata giù dal monte Taigeto da piccola e data per morta. Sei la figlia del generale Nicolao. Tutta Sparta conosce il tuo nome. E sei qui. Viva. Impossibile. Sono sopravvissuta. E sono cresciuta da sola mentre la vita a Sparta continuava. Non pentirti di essere spartana. I virtuosi perdonano. E dovrebbero essere perdonati. Sto cercando mia madre, Mirine. E ho bisogno dell'aiuto di Antusa. Sì, Mirine. Tu conoscevi Nicolao? Un bravo generale, ma uno spartano testardo. E ricompensato per la sua lealtà. Ma è scomparso e il suo corpo non è stato trovato. È stato dichiarato morto dallo Stato. Non importa. Non lo vedevo da quando ero piccola. Tu non sai nulla di Mirine, vero? So che nessuno dovrebbe mai affrontare una simile tragedia da solo. E ho sentito che lasciò Sparta quella stessa notte. Nessuno ha dimenticato Mirine. Per quanto ne so, vorrebbe che tutti la dimenticassero. Il passato non si cambia. Chi viene allontanato riesce sempre a tornare a casa. Gli dei hanno solo deciso che devi combattere per farlo. Farla più facile, no? Coraggio, gli spartani non conoscono la parola facile. Arrivederci, Brasida. Ci incontreremo di nuovo. Sono con te. Abbi coraggio. Oh, un bel incontro, dai, devo dire. Quindi, adesso... dobbiamo trovare il mercante e ucciderlo. Aiuta la ragazza, segui quella nave. Ok, dobbiamo trovare il mercante, però prima dobbiamo aiutare le due etere. Comunque, io direi che ci possiamo fermare qua.
Nella prossima puntata andremo direttamente al mercante. Forse queste due missioni le farò io, a meno che non ci sia qualcosa di epico da farvi vedere. Però comunque penso di farle io per tagliare un po' corto, diciamo, la cosa. Magari perché sembrano molto missioni secondarie, anche se comunque sono interessanti, però insomma allungano un po' il brodo, diciamo. Quindi io direi che ci fermiamo qua. Vedete, like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!